Grazie per l'ospitalità, no, grazie a voi. Alessandra. Grazie allora, a voi. Tu mi stai preparando un aperitivo. Esatto. Da cosa partiamo? Partiamo, avevo pensato di offrirvi uno spritz. Lo facciamo leggermente rivisitato perché oltre alla bollicina ci sarà del Aperol, però sperificato. Ti preparo intanto le sfere. Non è altro che sperificazione. Aperol è alginato. E la soluzione calcica invece che è nella bacinella fa in modo che la soluzione diventi subito, come vedi, diventano delle colore perle. Molto vivo, un colore... Eh sì, non è altro che Aperol. Questo è un aperitivo che si trova nel ristorante. Sì, lo trova scegliendo la degustazione che si chiama Fidati di me. È una degustazione dove io posso spaziare tra crudo, cotto, caldo, freddo. Tu porti nei tuoi piatti il legame con la tua terra. Hai optato per un percorso che avesse sempre la terra in primo piano. Raccontiamo invece qualcosa dell'Alex, ristorante d'Italia nella guida del Gambero Rosso, quindi una soddisfazione. Lavoriamo tanto, lavoriamo bene, o perlomeno cerchiamo di fare del nostro meglio. Hai una predisposizione per il pesce? In tutti i modi possibili e immaginabili, in tutte le contaminazioni che vanno dall'Oriente alla nostra terra, cerco anche un equilibrio tra le due culture. Oggi comunque vi faccio assaggiare giusto vedremo qualcosina. Qualcosa, assaggeremo qualcosa. E mi piace molto il crudo e anche accostare il crudo con il cotto. Ti faccio assaggiare questa qui che viene chiamata foglia d'ostrica, ma in realtà non è altro che una foglia la cui salinità richiama molto il sapore dell'ostrica. E il limone vorrei fartelo riassaporare chiedendoti di mordere la foglia di finger lime subito dopo aver mangiato la foglia d'ostrica. La mangio tutta? Sì, sì, vai, fidati. Mordi la foglia di finger lime, sì? Gustosissimo. Questo è un carpaccio di baccalà. La polvere del plankton marino, e la salsa è leggermente piccante ed è una sriracha, una salsa di origine thailandese, e questo è il finger lime, cioè il frutto della foglia che ti ho fatto assaggiare prima. Qualche grano di finger lime sopra il baccalà, lo intingi e poi lo puoi assaggiare. C'è un'amica accanto a noi, Grazia sì. Barba, di Donna Oleria, è qui però per dare il tocco finale a questi piatti. Questo è uno sgombro crudo, abbattuto, ridotto in tartaro con dell'erba cipollina, e questo è un olio Donna Oleria che io ho affumicato. Mi serve un giro d'olio da accostare al capocollo. Il capocollo ubriaco dell'azienda Mocavero. Ti faccio assaggiare due nigiri differenti. Uno è con un tonno pescato tra una pezzatura che va tra i 35 e i 40 kg. Questo qui invece è una palamita, una sempre della famiglia dei tonni, e te lo faccio assaggiare con due salse differenti. Questa è una maionese di wasabi che facciamo noi, questa è una salsa unagi, questa invece è una salsa teriyaki, e queste, visto che si tratta di palamita, è il katsuobushi, che non è altro che dei petali di palamita essiccata. Ultima portata di questo aperitivo, perché poi è il momento di sederci a tavola e vedrete anche con chi. Gli ultimi due assaggi dell'aperitivo. Questo qui è un crostino del nostro pane, appena fritto, e sopra c'è un foie gras di pescatrice. Questa Barbara non è altro che una cacio e pepe, e la pasta che prima cotta e poi viene fritta. Dentro c'è una mousse di pecorino romano appena pepata. Te la completo con una spolverata di pepe Szechuan. Siamo al completo, eccoci tutte qui. Barbara, Francesca e Grazia, ovviamente loro hanno fatto parte di questo backstage, Alessandra, e noi siamo pronte per cenare, certo, Francesca. Quindi no. Ci sediamo e finalmente è arrivato il momento della cena vera e propria.